Quattro momenti che hanno segnato purtroppo un periodo buio dell'Italia e proprio per questo noi da istituzione dobbiamo far sì che qui, da un lato che quel ricordo non si affievolisca mai, ma dall'altro che da quei momenti bui noi possiamo trarre un insegnamento. Di Bologna l'orologio segna ancora le 10:25. Quello è il momento in cui il 2 agosto 1980 un attentato terroristico provocò 85 morti e 200 feriti. Idealmente quell'orologio da oggi, incastonato in una targa d'opera dell'artista Michele Marseglia, è anche a Fatta Maggiore, insieme ad altre targhe che ricordano le stragi di Piazza Fontana, del treno Italicus e del Rapido 904. Sono quattro pezzi di materiale diverso, volutamente diversi. Quella lì in mattone del treno Italicus rappresenta la targhetta che originariamente era affissa su uno dei vagoni. L'iniziativa promossa dall'artista è stata subito sposata dal sindaco di Fatta Maggiore Marco Antonio Del Prete e dall'assessore alla cultura Michele Granata, che promette una giornata in ricordo di tutte le vittime. Da quei momenti bui noi possiamo trarre un insegnamento, cioè che con la violenza, con le stragi non si possono risolvere i conflitti sociali. Ed è proprio per questo che abbiamo voluto qui oggi dare un segno tangibile del nostro no alla violenza, ponendo queste quattro opere donate gentilmente dall'artista Michele Marseglia, mettendole sulla casa comunale sotto la scritta proprio municipio di Fatta Maggiore, per dire ancora una volta a tutti a gran voce che questa amministrazione sarà sempre contro ogni forma di violenza. Avremo tutti gli anni la possibilità, anche in città, anche a Fatta Maggiore, di ricordare tutti i 9 maggio di ogni anno la giornata nazionale dedicata alle vittime del terrorismo, il terrorismo rosso e nero che ha insanguinato, diciamo, la nostra Italia.